Buongiornissimo raga, allora sono le 7:30 del mattino del 7 aprile e io devo assolutamente farmi la doccia anche perché ho messo sul mascara per i capelli ieri notte. Ci siamo dati appuntamento con la mia famiglia alle 8 per fare colazione giù, quindi ho mezz'oretta per lavarmi i capelli e non so se riuscirò anche ad asciugarli. Tra l'altro oggi il tempo dovrebbe essere bello, quindi incrociamo le dita e speriamo che sia veramente così. Doccia fatta, mi sono portata avanti, sono anche andata a mangiare un boccone giù in cucina. Adesso ci prepariamo insieme, però prima voglio assolutamente farvi vedere la vista che si vede da camera mia. Cioè è qualcosa veramente di sensazionale, mi sta lasciando senza parole, anche perché voi sapete che io sono innamorata del mare, cioè ho proprio una dipendenza dal mare, penso che sia così per tantissime persone, soprattutto se sono nate e cresciute in una città di mare. Quindi vedere questo dalla mia finestra mi riempie proprio il cuore di gioia. Ta-da! Raga, cioè è veramente qualcosa di assurdo, questo posto è paradisiaco e niente, ho una camera letteralmente sopra il mare. Pazzesco, eh? Per quanto riguarda l'outfit, visto che non fa esattamente caldo come pensavo, ho preso questa magliettina che è di Subduit ed è bicolor, bianca, e ha le maniche lunghe di questo grigio scuro. E poi un bel pantalone a vita bassa, anche questo qui di Subduit, super carino. E anche se non mi piacesse, probabilmente dovrei metterlo lo stesso perché ho portato veramente due pantaloni lunghi in croce. Bravissima Carlotta, continua così a viaggiare senza guardare il meteo delle destinazioni. Top! Ne ho provati alcuni, direi che alla fine andiamo con questo qui, blu, tutta costine e con la riga azzurra, sempre di Subduit. Che dite? Secondo me è molto carino. Make-up terminato, se volete il tutorial vi aspetto su TikTok. E niente, si va! Siamo arrivati ad Amalfi, qui è tutto bellissimo, fa super caldo, non so per quale motivo io mi sia portata la giacca. Impressioni a caldo? Tanta gente. Tanta gente. Addentriamoci. Comunque qui abbiamo tutta l'allegra famiglia, perché non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma ci sono anche i miei cugini. Guardate che carini. C'è anche l'altro mio cugino più grande, che in realtà è semplicemente un anno in più di mia sorella, ma è altissimo. Siamo saliti su per le scale che portano alla chiesa, questa è la piazza principale. E qui abbiamo anche papà. Ciao! Ciao amore. Allora ragazzi, siamo appena entrati nel chiostro del paradiso, che è subito a fianco alla basilica di Amalfi. È stato costruito tra il 1266 e il 68 ed è il cimitero dei nobili di Amalfi, e al centro ha un giardino in stile mediterraneo. Eccolo qua. Raga, è veramente qualcosa di spettacolare, spettacolare. Qui ci sono anche dei resti, i mosaici sono stati tutti realizzati da degli artisti di Amalfi, autoctoni. Questa invece è la basilica del crocifisso, che è proprio attaccatissima al chiostro. Proviamo a interrogare la mamma. Mamma, che stile è questa chiesa? Zan zan. 1200, è un post romanico, penso. Ok, l'avrei detto anch'io. Adesso avremo il responso finale. Capiremo se la mamma è veramente colta. No, non è il mio. Dai mamma, sei un insegnante. Che c'entra? Sono mica un insegnante di arte. Allora. Però di storia sì. Mettermi già in difficoltà. Allora, cos'è? È stata costruita prima del 1000, quindi è romanica. Poi ci sono state delle evoluzioni successive. Quindi è antecedente al chiostro. Stile romanico, vedi? Visto? Brava mamma, promossa. Per costruire il chiostro del paradiso hanno distrutto una navata, quindi un pezzo. Ah, hai capito, nobili, eh? Allora, abbiamo appena letto l'opuscolo e in questa cripta ci sono le reliquie del corpo di Sant'Andrea, che è stato il primo discepolo di Gesù. Tra l'altro è veramente stupenda, e sul soffitto troviamo la passione di Gesù, ovviamente divisa in tanti episodi. Lì per esempio c'è la flagellazione, qui invece Ponzio Pilato che si lava le mani. Siamo usciti, adesso andiamo a prendere un bel caffè da Panza. Andiamo qua, yes. Da Panza, che la nonna l'abbiamo dice aspettato essere buonissimo. Però prima stanno entrando in uno shop. Assaggiamo. Ok, è proprio diverso. Cioè è proprio cremoso, raga. Qui ci sono un sacco di negozietti che fanno i sandali, sono stupendi. Costano un fottio, raga, però sono veramente belli, quindi forse uno lo prendo. Noi abbiamo finito il giro da Amalfi, adesso torniamo in macchina. Mamma, che cosa hai comprato? Un pareo per una mia collega. Io invece, raga, ho preso un paio di scarpe, però ve le faccio vedere su Instagram, vi faccio.
l'unboxing lì, quindi mi raccomando, andate a seguirmi. Diretta da Amalfi è finito, adesso siamo in macchina e stiamo passando da Minori. La vedremo solo di sfuggita perché andiamo a mangiare a Maiori, che invece è la prossima località, molto molto carina. Siamo arrivati, abbiamo trovato parcheggio, qui è veramente stupendo, c'è da dire che abbiamo anche beccato una bellissima giornata. Infatti ne ho approfittato per scattare qualche foto sia alla Bibi che a farmene scattare. Abbiamo pranzato, adesso andiamo a cercare un baretto di questi qui in cui andare a prendere il caffè. La Bibi ha preso la smacchiata e io l'ho copiata, gli altri dei caffè normali. Adesso andiamo a fare un bel giretto a Vietri e poi torniamo a casa. Comunque mi sto divertendo un sacco, raga, qui i posti sono veramente pazzeschi, io li avevo già visti ma sinceramente non mi ricordavo che fossero così belli. Stupendi davvero, poi con una giornata del genere. Salutate! Ciao ciao! Ciao! Ho fregato il posto davanti alla mamma, così vloggo meglio. L'unica pecca è che c'è un sacco di traffico e le strade sono minuscole, come potete vedere. Smettila, mi prende in giro. Vabbè, li metterò come bacini finali. Papà si è particolarmente arrabbiato con il navigatore perché non trova la stazione. Guardate cosa fa. Sei rincoglionito. Per favore, non parlarmi così. Mi sto arrabbiando. Fare qualche respiro profondo ti aiuterà a calmarti. Sono molto nervoso. Fare un gioco ti distenderebbe la mente. Sì, però io adesso devo trovare la stazione ferroviaria. Trovala. L'ho trovata! L'ho trovata! Vedi, a forza di dargli del rincoglionito, ha capito. Questa è la cittadina delle ceramiche, infatti abbiamo un sacco di negozi di ceramiche. Ah, ma tu stai sempre in fissa con le ceramiche, questa ce l'abbiamo già a casa, però l'hai presa in Sicilia, vero? I negozi sono proprio circondati da piastrelle di ceramiche che creano questi disegni con ispirazione marina bellissimi. Qui abbiamo i cugi, uno incappucciato, uno no. Che bella. Mamma, sei ossessionata dalle ceramiche? Sì. Mi piacciono tantissimo. Ragazzi, siamo arrivati in un laboratorio dove fanno tutte le ceramiche, o meglio la maggior parte di Vietri. Adesso vi faccio vedere come le realizzano. La signora sta realizzando un piatto. Incredibile, davvero. Abbiamo delle mongolfiere, tanti bicchierini per il caffè super colorati e guardate queste caraffe fatte a pesce, cioè stupende. Per non parlare di questi piatti con il nome, che figata. E poi un'altra cosa bellissima secondo me è il fatto che l'edificio sia fatto tipo ad oblò e dentro ogni oblò c'è una statua di ceramica, tipo questa sirenetta qua. Comunque siamo a Vietri e abbiamo trovato la tazzina del Genoa. Raga, forza, Genoa sempre, morta. Sono le 18.02, noi stiamo per ripartire e tornare a casa. In realtà prima siamo passati al supermercato. Io però sono rimasta in macchina perché, vi giuro, sono stanchissima. E in più mi scappa la pipì da morire e qui non c'è un bagno perché ovviamente ci sono un supermercato. Non vedo l'ora di arrivare a casa, fare una bella doccia rilassante, recuperare mia sorella perché lei è già a casa, si è fatta mollare lì prima di venire a vedere Vietri, e di montare il video che secondo me, raga, oggi sarà un delirio perché ho fatto veramente 700.000 riprese. E già ieri per scaricare tutti i file dalla fotocamera al telefono ci ho messo tipo 4 ore, e i video erano un quarto dei video che ho fatto oggi, quindi non voglio sapere quanto ci metterà la macchinetta fotografica a passare tutti i video al telefono, ma ci penserò dopo. Comunque, per quanto riguarda il make up, volevo aggiornarvi sulla tinta di Kylie che mi sono dimenticata a casa, quindi non l'ho portata dietro, ed è così dalle 9 del mattino. Cioè, quando dico che le tinte di Kylie non si tolgono neanche veramente a morire, è la verità. E posso dire, non seccano neanche così tanto le labbra. Cioè, sicuramente non ce l'avevo screpolate stamattina quando ho messo sulla tinta, però se si idratano un pochino prima, cioè io non le ho nemmeno idratate per esempio, non erano screpolate, però non mi ha seccato per niente le labbra. Quindi per me super approvate. Questa qui in particolare è la numero 305. Comunque su Instagram nella cartellina makeup c'è un video in cui provo tutte le tinte nuove di Kylie. E questa è una delle mie preferite. Sono appena tornata in camera, vi devo far vedere la vista a quest'ora della giornata perché vi giuro è qualcosa di super emozionante. Vi giuro, adoro, se potessi mi trasferirei immediatamente, cioè veramente seduta stante. Buonasera raga, mi scuso in anticipo se non riesco a parlare tanto bene, ma dopo aver cenato ho mangiato 2 baci di dama, che sono generalmente dei pasticcini che posso mangiare. Avevo letto tutti gli ingredienti e c'erano solamente a livello di frutta guscio, le mandorle tostate, però io le mandorle le posso mangiare tranquillamente, e sono stata male.
Quindi, vabbè, sono successe varie cose, poi ho preso il Beltran, adesso sto un po' meglio. Però mi sono spaventata tantissimo, anche perché mi ero dimenticata l'adrenalina a casa, quindi non ce l'avevo dietro e comunque non siamo in un posto super raggiungibile. Questo sicuramente mi sarà di lezione per ricordarmela la prossima volta, normalmente ce l'ho dietro, però questa volta me la sono dimenticata, non so perché, forse perché dovevo portare troppe cose e mi sono dimenticata l'unica cosa che dovevo ricordarmi, mi sono presa uno spavento assurdo. Adesso è passata più di un'ora dal momento in cui sono stata male e ci vediamo poi domani in un altro vlog, se mi metterò a vloggare. Scusate, ma sono ancora un attimo scossa anche se è passata più di un'ora. E niente, bacini.